Morelli, però voglio ripassare un attimo da Nardella, perché quella cosa che dice Massimo è un po' quella che sentiamo tutti, no? Sì. Questo governo, cioè, Salvini ha delle parole d'ordine molto forti e molto chiare, piacciono o non piacciono, tu sai, Salvini, dove vuole andare a parare. E questo governo, sai che non si capisce bene qual è l'idea Sì, ma fondativa, al di là del dire abbiamo allora salvato l'Italia da Salvini, abbiamo evitato lo spread, ma non può bastare però per stare al governo. io sono molto d'accordo con quello che ha detto Giletti. Se si pensa di fare un governo con il solo merito di aver tenuto Salvini all'opposizione, si fa una cosa sbagliatissima. Il governo deve servire a fare delle cose, non a lavorare contro qualcuno. E anche il PD, se come scrive il mio segretario Zingaretti oggi su Corriere della Sera, deve rifondarsi, si rifondi davvero però. Ma davvero dico, ricominci dal territorio. La Lega, ad esempio, ha sempre mantenuto un rapporto col territorio. Il PD lo sta perdendo, lo dico da sindaco e da anni lavoro nel territorio e sono stato anche parlamentare. Allora, si vogliono cambiare le regole? Bene, il Partito Democratico, oltre a cambiare nome, sono d'accordo anch'io con Giletti, potrebbe essere già un bel segnale, deve cambiare la sua pelle, anche il suo DNA. Negli organismi dirigenti, invece di mettere solo ministri, sottosegretari, viceministri e parlamentari, si mettano i sindaci. Un terzo della direzione nazionale del PD sia costituita da sindaci, amministratori, gente che ogni giorno sta con i problemi No, voglio dire concreti, una cosa che che ci sa guarda a quanto costa casa. un biglietto dell'autobus. No, non vorrei che si pensasse questa cosa Nardella la dice perché lui è sindaco, perché in effetti il tema dei sindaci è molto importante. Sono quelle persone, i sindaci, che la mattina si svegliano e hanno a che fare i problemi reali di tutti noi, tutti i giorni. È un'altra storia. La politica è per forza vicino alla gente quando fa il sindaco. Quindi, secondo me, è un elemento interessante di discussione.